La necessità, si sa, aguzza l'ingegno, ma c'è anche la voglia di ripensare la vita, i rapporti con gli altri e anche il modo di consumare. E così sono tanti i cittadini che tentano di dare risposte originali ai nuovi problemi. Uno di questi nuovi creativi, che ha 23 anni, si chiama Enrico Foschi ed è qui, è lui. Buongiorno Enrico, benvenuto. Buongiorno Fabrizio. Facciamogli un applauso, Enrico. Anche se non è entrato, diciamo, come fanno gli ospiti ufficiali. Enrico, vedendo scorrere fiumi di benzina e di asfalto per l'Italia, si è posto l'obiettivo di fare la guerra al traffico, agli sprechi di carburante. Esatto. E che cosa hai pensato? Quello che ho pensato è stato di portare in Italia il sistema di carpooling, che non è altro che un modo per mettere in contatto tutte le persone che in macchina fanno un stesso percorso e organizzarli in modo tale che vadano in macchina insieme allo stesso punto. Insomma, se per esempio Tizio e Caio partono dallo stesso isolato e vengono a lavorare a Rai 3, questo sistema di carpooling mette in contatto Tizio in modo tale che Tizio dia un passaggio a Caio e entrambi usino la stessa macchina per venire al lavoro. In questo caso le spese di benzina vengono dimezzate, si contribuisce attivamente anche alla diminuzione del traffico e si lotta anche contro l'inquinamento. Geniale, ma come fanno a mettersi d'accordo Tizio e Caio? Questo sistema adesso è attivo tramite un sito internet che è immacchinainsieme.com. Questo sito permette a chiunque di inserire un proprio percorso lavorativo e oppure di cercare un passaggio tra i percorsi già inseriti. Geniale. E la cosa funziona meglio per i lunghi percorsi o per i brevi percorsi? Funziona sia per i lunghi percorsi, quale può essere ad esempio una partita di calcio che si svolge a Milano e due tifosi romani ad esempio vogliono venire a vederla. A questo punto l'organizzazione dà il tempo di organizzarsi un mese, due mesi prima, e quindi si ha il tempo di trovare qualcun altro che vuole condividere le spese di viaggio. Per i brevi percorsi funziona ad esempio a livello aziendale, quando una compagnia vuole far sì che i propri dipendenti si organizzino per venire in macchina e tornare a casa insieme, al punto di risparmiare, di dare un benefit ai dipendenti, che a questo punto possono anche vedere un risparmio sulle proprie spese di percorso e magari anche influire attivamente sul traffico sulle strade. Enrico, ma è solo un'aspirazione la vostra o è già diffusa, già funziona, è già pratica? No, non è per niente... Sì, beh, è una forte aspirazione la nostra. E il sistema comunque ha già riscosso molto successo in America, dove ad esempio ci sono delle corsie preferenziali attive soltanto per questo sistema di carpooling, corsie che permettono solo alle persone che hanno almeno un passeggero in macchina di transitare, e a Londra ad esempio, dove il 20-25% dei dipendenti di grosse multinazionali adotta questo sistema, il traffico è arrivato a diminuire fino a un terzo delle principali strade cittadine. Quindi è un sistema che si è provato, che funziona. Quello che manca, insomma, sono dei forti contributi, finanziamenti pubblici e privati che permettano a questo sistema di andare oltre l'online e di avere un forte contributo nel mondo reale. Lavoriamoci sopra, grazie Enrico. Grazie e bocca al lupo. Giovane, ma con le idee molto chiare.